Stanno chi le vende i calzini, a me fanno dire, là che i venditori di calzini, no, stempero un attimo la cosa, perché, no, 5 euro, non fa bene per creature, facciate il busotto proprio, e c'hanno un copione scritto, voglio dire, una sceneggiatura ben precisa, che devono, poi quando vedono uno della televisione, sotto, sanno che tiene i soldi, che sono convinti che io come loro siamo miliardari, a un certo punto si avvicina e dice, no, tengo bisogno, tengo creature, si fa attaccare, molto melodrammatico. Poi si va a finire sempre sul calcio e mi chiede, ma tu vai allo stadio? Io dico no. Ah no, e lui dice no, io la partita non so se me la giocherò in Coppa Sky o in Coppa Premium. Questo qua dei calzini. E qui vuol dire che sia. Hai capito? Tira doppia. A me mia moglie me l'ha ruota, calcio perché costava entrambe. assai. E invece sai, ma non lo so, Premium o Sky, perché a me piace più Sky. Hai capito? E questa è, La diciamo, realtà. Sì, io ti fermo un Posso no, dirti una vi cosa? fermo un attimo perché ci chiedono la linea da Salerno, anche perché sembra che cominci a piovere, quindi abbiamo questo collegamento in esterna, c'è cioè Filomena Sale per noi e allora diamo la linea. Andando Filomena lì questa raccolta. In questo territorio esistono belle realtà che danno una mano come il social market che si trova proprio in questa città. Sì, c'è sicuramente bisogno, visto il momento particolare di grande contrazione economica. In altri comuni, come del resto ovviamente anche nel comune di Salerno, è facile intercettare, incrociare famiglie che si trovano in condizioni di indigenza e quindi di assoluto bisogno. Per cui momenti importanti come quello di quest'oggi, questa 3 giorni, che nasce da una collaborazione, da una sinergia tra mass media e associazioni, in un rapporto di rete tra comuni anche importanti, sicuramente può dare la possibilità di sensibilizzare cittadini, le istituzioni, le associazioni e soprattutto di raccogliere quei beni primari dei quali c'è assoluto bisogno. Parliamo, c'è assoluto bisogno per quel che riguarda. Per quel che riguarda, mi riferisco ai farmaci di prima necessità, quelli che comunemente si ritrovano nelle famiglie, mi riferisco a antipiretici, a farmaci tipo anti-influenzali, mucolitici, prodotti che facilmente si possono trovare nelle case e che devono essere sicuramente raccolti attraverso, per esempio, la distribuzione del banco farmaceutico che si trova, una struttura che si trova all'interno del centro storico di Salerno, ben diretta dalla direttrice dottoressa Dovinola, inaugurato 2 anni fa da Monsignor Moretti, così Ecco, come un'altra pure. bella realtà che insiste proprio qui a Salerno, inaugurata circa 1 anno e mezzo fa. In pratica, chi ha bisogno con un'attestazione ISEE o accompagnato da volontari di Caritas o magari dalla parrocchia può andare e prendere dei farmaci da banco. Ecco, può andare chi non ha la possibilità di comprarla, la medicina. Sì, può andare, chi non ha la possibilità di comprarla, ovviamente i farmaci è un bene un attimino più delicato, per cui sono monitorati da professionisti, da farmacisti, ripeto, la dottoressa Dovinola dirige il banco farmaceutico e c'è necessità di quei farmaci che possono essere facilmente distribuiti, lo dicevo poc'anzi, sono farmaci come, che le devo dire, i fermenti lattici, gli antinfluenzali, la tachipirina, i mucolitici. Insomma, farmaci che si trovano facilmente e che possono essere raccolti dalle famiglie. Così come pure è importante che vengano raccolti anche beni di prima necessità, così come pure beni alimentari, soprattutto quelli che non deperiscono e quindi quelli imbustati e scatolati, per cui ci sarà un rapporto di rete con alcuni supermercati di Salerno e provincia per raccogliere. Voglio dire, non costa niente aggiungere un pacco di pasta, un barattolo di pelati, però importante è arricchire il social market di Salerno organizzato da Rete Solidale che fornisce già circa 300 famiglie soltanto nel territorio salernitano.
Ecco, tra l'altro, Aurora, mentre eravamo qui in postazione, qualcuno si è avvicinato proprio per chiedere come poter fare per usufruire del servizio che offre il social market. Noi invitiamo intanto tutti i cittadini a venire qui a Salerno per dare il proprio contributo. Bene, abbiamo visto anche della postazione nella città di Salerno, tra pochissimo ci collegheremo anche con il centro Pegaso di Pagani. Io voglio continuare a ricordare che si potrà raggiungere le varie postazioni di Telenuovaton che sono in piazza Guerritore, a Nocera Inferiore, proprio nell'area, nella piazzetta antistante, il teatro Diana, da dove siamo collegati in diretta da questo pomeriggio, poi il centro Pegaso di Pagani, la città di Salerno e i vari punti di raccolta, in particolare di Pastena, della zona Carmine, la zona poi del social market. Generi alimentari, generi di prima necessità, soprattutto a lunga conservazione, il latte per i bambini, a lunga conservazione ovviamente, e farmaci da banco. Abbiamo sentito proprio in diretta che c'è maggiormente bisogno in questo periodo anche della tachipirina, che è un semplice farmaco, un antipiretico per il periodo influenzale, e quindi chi vuole può anche fare spesa, acquistare questo farmaco e donarlo, poi andare a portarlo nelle varie postazioni. Ci sono dei centri commerciali, dei supermercati che hanno aderito a questa iniziativa e che stanno andando in sovrimpressione, quindi sarà più semplice per tutti andare a raggiungerli. Vi aspettiamo numerosi. Telenuovaton continua, continuiamo da qui. Nel frattempo che la regia ci dà lumi per quanto riguarda il collegamento con Pagani. Allora, Sindaco Bottone, intanto ci ha raggiunto anche il Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Marzano sul Sarno, che ringrazio. Dunque, dicevamo, questa rete che potrebbe essere messa su, anche perché l'idea c'è, bisognerebbe poi andare a concretizzarla. Sì, ritengo che vada fatto e credo che abbiamo avuto già il là da parte di un imprenditore, quindi che ci può essere da supporto per poter costruire poi tra l'apporto delle amministrazioni, così come con l'aiuto della Curia e delle associazioni. Grande, presenti lui, Pasquale? Grande, 500.000 euro non sono pochi, diciamolo. Signor. L'ha detto prima, quindi confermiamo. Questo è l'impegno? Confermiamo. 500.000 euro, grazie Pasquale. Grazie. Abbiamo sentito tutti, quindi. Abbiamo battuto come in un'asta. È fatta, no? Non riuscendo di più. Possiamo anche finire qua. Grazie. Una disponibilità unilaterale suggeriamo. È un grande. Sì. Veramente Ciro è eccezionale, Pasquale ti fa queste cose. Grazie Pasquale, grazie a nome, tutto fumarolo, ma non ce ne importa proprio, sotto troviamo qualcuno che fa pasta. Come dire, gli altri stanno chiedendo la tachipirina, io ti voglio fare una cosa che non posso dire. No, mi ha chiesto, perché no, io lo devo dire, perché io faccio comica, a me non interessa, ma perché tutti i tachipirina e nessuno è sul posto? Perché grazie alla classe di ricette noi con le supposte ci siamo abituati, quindi non ci fa più nessun effetto. Grazie Pasquale. Molto gentile. Però siamo a Bergamo, stanno i poveri, noi facciamo una grande rete solidale. Sì. Sto guaiando più o meno. Di quota. No, ma chi già immagina Bergamo che ha più povera Arosta? Ma più povera Arosta. Noi ne dobbiamo contare tanti. Hai capito? L'onorevole, giusto due o tre. Quando i fatti che le tre fa caso finta povera, fai parte tu povera, fa una cortesia, sporco tu poco, eccetera. Immagino un povero a Bergamo, ma che da fa questo povero a Bergamo? Invece noi poveri non sono senso. Sì, povero. Gente che è povera la picciarella. Non dubbio che si sia dispersa. Sì, non sa, non le ammette, ma tu immagini 200 associazioni di volontariato per tre poveri a Bergamo. Cioè, questi poveri che si schiattano, non ce la faccio più. Maronna, io non ce la faccio più a mangiare tessaro, sui giubbini, i telefoni. Cioè, nel senso che l'Italia... Purtroppo, io penso che non sia così neanche lì ormai. Neanche più a Bergamo, sicuramente, anche perché... No, ma facciamo... Non riuscite queste cose, no, ne voglio... Completo io, perché se dobbiamo... Stiamo facendo spettacolo insieme a ci. Voglio chiederti una cosa, invece, istituzionalmente molto seria.
Nell'analisi di questo bisogno, tra uno scherzo e una cosa seria, diciamo un parlare un po' più serio, diciamo le cose come stanno. Quale esigenza su parecchi, ma nell'analisi del bisogno, per esempio, non si potrebbe strutturare e rafforzare tutto quello che era il riferimento dei piani di zona sul territorio? Cioè, loro dovrebbero svolgere questo ruolo nella iniziale strutturazione dei piani di zona. C'era questo compito di fare questa ricognizione sui territori, sui bisogni e sul disagio. Loro potrebbero essere utili in questa cosa, perché io credo, personalmente, credo che dal punto di vista comprensoriale i piani di zona siano una struttura da rafforzare per aiutare il sociale. Io dico che è giusto usare il condizionale come hai fatto, Pasquale, perché per quanto riguarda queste esigenze il piano di zona non ci è vicino, perché ha diciamo in questo momento altre competenze. Piano di zona, per quanto riguarda il nostro piano di zona, infatti il nostro piano di zona, sindaco, perché proprio io sto riferendo alla nostra, perciò ho detto noi usiamo il condizionale e non è perentorio quello che dice Pasquale, perché se andiamo in una realtà molto, allora il nostro lei intende il piano S1, quello dell'Alto Agro, se invece proprio nella tarda mattinata è giunto in redazione, io ho voluto portarlo qui come anche modello da seguire, il piano di zona S2 di Cava dei Tirreni, che ha messo su e ha pronti voucher per le famiglie proprio più bisognose, sia per quanto riguarda i minori che per un sostegno economico alle famiglie disagiate. Diciamo che è uno strumento che in questo momento è un po' in crisi il nostro. Ma diciamo che l'idea è il nostra, è mia particolarmente come città di Pagani, ed è rafforzata anche da qualche altro collega, è quello di una divisione dell'attuale piano di zona, perché così come concepito non sta portando i frutti e le cose a cui facevi riferimento tu. E questo dispiace, però alla fine ha perso quello smalto che diciamo poteva dare al territorio, e che quindi ritengo opportuno che, visto che sono cresciute le esigenze delle nostre collettività, perché noi, se immaginiamo che la maggior parte della spesa sociale dei comuni viene utilizzata per le assistenze domiciliari, per l'ADI, l'ADH, le rette ricovere dei minori, le rette ricovere dei disabili, quindi sono spese enormi che sosteniamo come comunità per queste realtà, e non dovrebbe essere così, ma in sostanza è così. Quindi invece anche noi, cioè ritornando, ecco, parlando seriamente a Ciro, al di là di quello che è successo a Bergamo, noi lo stiamo sperimentando attraverso, anche noi abbiamo prodotto come comune di Pagani dei voucher per come acquisizione di beni alimentari. Quindi, e in quel caso io ancora dobbiamo partire con il bando, abbiamo fatto la delibera, quindi l'impegno spesa per poter, ma ancora dobbiamo partire con il bando, ma sono centinaia e centinaia già le richieste di persone che vengono a chiedere quell'importo che noi minimo che abbiamo immaginato di stanziare come comune per queste esigenze concrete, ma sono non i due o tre per la battuta, ma sono i centinaia e centinaia, arriviamo a migliaia di persone che fanno di queste richieste. Così come abbiamo ampliato anche la presenza sul territorio noi come amministrazione per quanto riguarda il banco alimentare, quindi ci siamo proposti già di fare già quest'anno, quindi ho fatto richiesta di 300 pacchi alimentari mensili insieme a quello che dovrà essere poi quello che fanno quotidianamente anche le strutture, le associazioni presenti sul territorio, così come la Caritas e le altre comunità parrocchiali presenti nel territorio paganese. Quindi le esigenze sono concrete, sono reali, quindi effettivamente mi associo all'appello fatto da voi per incentivare i nostri amici, ecco, adesso quelli lì che hanno finito i mestieri, Aurora non li ha fatti, quelli lì che hanno finito i mestieri e che andranno per uscire a fare la spesa. Andranno a fare la spesa, quindi incentiviamo, ecco, rechiamoci chi al Pegaso, a Pagani o presso l'associazione
di Barone in Via Torre per poter portare il nostro contributo, anche particolarmente ecco, essere sensibili su quello che dicevate prima, che questa esigenza in questo periodo particolare dell'anno dove c'è bisogno della tachipirina per i minori, per i più piccoli, quindi di andare anche per noi adulti, di andare anche a portare ecco, qualcosa di più concreto oltre al pacco alimentare. Sì, perché dicevo... sindaco, generi alimentari, ma anche la spesa farmaceutica è qualcosa di estremamente importante, perché ci rendiamo conto, io l'ho potuto tastare con mano, perché anche i medici si rendono conto che quei farmaci che vengono prescritti, che non sono farmaci salvavita, che magari, o anche l'antibiotico, ma sono quelli che insomma servono per altre situazioni come una cremina, una pomata, un collirio, non viene acquistato dalle persone che purtroppo devono dare delle priorità. E quindi vediamo quanto importante può essere anche un banco farmaceutico. Sono proposte che tra l'altro potrebbero essere incentivate nelle città. Noi dopo abbiamo un servizio che la regia potrà mandarci in onda tra un po', legato all'esperienza del banco farmaceutico nella città di Salerno. Anche questo è un modello che potrebbe essere seguito e esportato anche in altri territori. Sindaco, che giustamente per le esigenze che hai, noi stiamo già mettendo dei voucher alimentari, no? E sta avendo queste esigenze. Ecco, questa è una dimostrazione che se si mettono insieme le varie istituzioni e si trova il modo per censire. Io avevo pensato a questa storia del piano di zona, però prendo atto e quindi voglio dire. Sarà per quando sarà. No, facciamolo speriamo. Noi come speriamo. Comune e poi esatto, entriamo speriamo. Poi in una rete più grande esatto. Che può essere quella gestione. Però intanto alcuni comuni in maniera come dire quasi comprensoriale potrebbero dire facciamo l'esperienza di un social market gestito in collaborazione con un'associazione o due associazioni di volontariato sul territorio. Non molto grandi, distretti limitati, tipo i distretti sanitari, quindi 3-4 comuni in modo tale la gestione deve anche essere affidata. La gestione deve essere anche affidata. Non vi dimenticate che come su questo territorio abbiamo una storia nell'industria che io rappresento, abbiamo anche una storia importante della distribuzione, non vi dimenticate queste cose, quindi avremmo anche da scegliere in questo senso sul nuovo, su un disagio che ci sta anche qui. Io dico un piccolo stanziamento che parta anche dai comuni, ma dai cittadini più che dai comuni, perché i comuni non ce l'hanno le risorse per poter fare fronte a tante cose, ma dai cittadini che possono dare qualcosa per creare una catena di solidarietà può essere una cosa positiva e può garantire che almeno nei beni di prima necessità, quelli che dicevi tu, anche farmaceutici, ma nei beni di prima necessità si inizi con una donazione iniziale volontaria, ma poi si possa sostenere anche affrontando i costi. Partecipazione ai costi, no? Certo. Io quello che noto anche da quello che ci siamo detti un po' stasera, i vari sindaci, amministratori che ci sono stati, ma anche la parte del sociale, è che c'è un po' un'inversione di tendenza rispetto. Deve cambiare la politica, io leggo nelle sue parole anche questa politica degli strumenti di concertazione che forse dovrebbero avere un'esperienza più ristretta dal punto di vista territoriale sul piano geografico, perché forse non hanno funzionato granché ampliando questa platea, ma una politica forse anche delle stesse amministrazioni pubbliche, perché prendendo atto di tutto quello che è di queste nuove fasce di popolazione a cui bisogna comunque dare sostegno, bisognerebbe investire forse maggiormente nel sociale, cambiare rotta, fare delle scelte un po' diverse rispetto al passato, quando ci siamo occupati nei nostri comuni, vuoi la congiuntura economica favorevole, di urbanistica, di grandi opere, oggi bisogna pensare anche ad altro. Particolarmente a questo, perché le richieste e le esigenze sono quotidiane, sono giornaliere. Veramente la realtà che si vive a un comune della nostra zona è diversa da quello che poi è descritta all'esterno. Guardi, qui abbiamo anche quotidianamente gente che viene perché c'ha l'ingiunzione di sfratto,
deve uscire fuori perché non può pagare, quindi i servizi sociali si devono sostituire a quelle che dovrebbe essere poi l'esigenza della persona a dire troviamo un posto dove stare. Allora togliamo i minori alla famiglia perché noi possiamo agire sui minori, gli adulti devono trovare collocazione presso i familiari, quindi andiamo a finire in altri dramma. Non è giusto insomma anche. Perché poi tu dovresti dare la possibilità, metterli in una casa e quindi il comune caricarsi poi degli oneri di tutto ciò. Quindi ci sono veramente esigenze concrete, esigenze particolari che molte volte ti vedono con le mani legate, che non puoi intervenire perché non tutto può fare un amministratore locale, non tutto può fare un sindaco. E allora se riusciamo a fare questo ragionamento che magari libera anche il comune da quello che può essere la richiesta di prima necessità, ecco, che insieme alle associazioni, insieme agli imprenditori, con una rete tra organismi si riesce già a rispondere a quelle che è l'essenza, cioè il mangiare, quindi la prima necessità. Allora noi ci possiamo concentrare, mantenendo o incrementando le risorse per i servizi sociali, per poter dare una risposta anche in tal senso. Noi stiamo facendo sviluppare sul territorio paganese quello che Pasquale D'Agunze insieme ad altri hanno approvato, diciamo, in Regione Campania, quelle dei piani casa, dove all'interno di quelle strutture c'è la possibilità di riservare un certo numero di appartamenti al sociale, quindi con un canone ridotto, e quindi dà la possibilità a tutti quanti di poter vivere dignitosamente anche in una casa. Adesso stiamo facendo sostegno in rete con la Caritas diocesana per cercare di dare delle risposte a un po' di situazioni critiche che pagani, ma non credo solo pagani, ma è di tutto il territorio, hanno in questo momento, anche delle esigenze della casa. Per chiudere questa parentesi, una curiosità adesso giornalistica che viene fuori: state lavorando per ridisegnare l'ambito dei piani di zona, gli ambiti distrettuali? Io mi auguro che se settimana prossima ci sia la delibera in regione, perché il piano di zona è Salerno 1, è l'anomalia di questa regione, perché è fatta da 3 distretti sanitari, e noi abbiamo chiesto, io ho scritto e ho chiesto anche l'intervento da parte del presidente della provincia di interessarsi fortemente presso la regione affinché questo piano di zona possa essere spacchettato, cioè diviso per i 3 distretti sanitari a cui fanno capo, perché non è possibile che ci sono città singole come Torre, come Castellammare, che hanno un unico piano di zona. Noi abbiamo un piano di zona costituito da 270.000, quindi quasi 300.000 abitanti, quindi è una cosa obsoleta, assurda. Quindi invece, dividendolo in 3, c'è maggiore possibilità di essere presenti sul territorio e andare incontro a quelle che sono le esigenze poi dei cittadini. Questo è quello che abbiamo chiesto, questo è quello che dovrà fare la politica. Queste sono le risposte concrete che bisogna fare e mettere in campo, perché poi così facendo riesci ad avere anche dei progetti che possono andare in linea, in direzione con quelle che sono le esigenze dei singoli territori. Perché se è un complesso così ampio di 300.000 abitanti, l'esigenza del comune di Sant'Egidio è diversa dall'esigenza dei cittadini del comune di Pagani, così come è diversa dai comuni da quello di Nocera Superiore. Quindi bisogna agire in quella fattispecie, bisogna fare degli interventi mirati. Io la pregherei di rimanere qualche altro istante con noi. Ciro Villano deve andare via. Io, perché... A me mi ha convinto. T'ha convinto? Sia, grazie pure perché il dottor D'Agunze ha messo a disposizione 3 appartamenti. Ancora? Oltre ai 500.000 euro, 3 appartamenti e parte del fatturato del 2016-2019. Abbiamo capito dove sono i nuovi poveri. Sì, sì. Il nuovo povero è lui, Pasquale D'Agunze. Dopo domani a Pagani dal sindaco a chiedere i voucher. No, sì, sì, e non è l'Ucina America, l'Ucina di Nocera. No, io voglio dire, stringiamo i denti, perché in base alle cose che hanno detto i nostri premier, i nostri politici di altissimo livello, è l'ultimo periodo di crisi, dopo ci sarà una rinascita. Questo oggi è venerdì, già da lunedì siamo usciti dalla crisi e saremo tutti molto più ricchi. Io questo l'ha detto grazie Renzi, un po' grazie a Pasquale, un po' grazie veramente a Pasquale, che
la cui macchina è stata messa all'asta qua ancora? Fuori, grazie ancora? Davvero, no, a quelli. Io ho l'impressione che lui sia venuto come nuovo ambasciatore, sì, l'ambasciatore della speranza, sì. Perché sì, 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 sì. Mentre gli altri fanno gli annunci, tu fai un pochino il profeta. No, perché io lo dici prima quello che succede, contento. Gli altri lo dicono il giorno dell'avvento, invece tu parli. No, prima, no, io parlo perché conosco Pasquale e lo devo, da quando mi ha mortificato su uno spettacolo che ho scritto, lo devo mortificare a lui. Quindi grazie Pasquale. E ah, ecco, quindi si sta prendendo la rivincita. Io me ne vado. Ciro, allora, grazie. Rimanga a casa ma dove perché tuo marito ha detto a fare le pulizie domestiche. Sì, sta cucina, grazie, grazie. Io chiedo anche scusa. Questo è un gesto di solidarietà. Assolutamente, ecco. Però ma io chiedo scusa perché ognuno fa la sua parte. E tenga la frittura e pesce ancora un po'. A proposito di un pacco solidale. No, ha già avuto figlia nuoto e poi che la dava già, perché... E quindi grazie Aurora. Ciro, non abbiamo parlato però del tuo programma, dei tuoi prossimi impegni. Ah, ma se gli hai scusato la faccia in medica, non dico, cioè, stai sfastriato, ma non voglio dire. Ma no, perché sono tanti, sono tanti. Stavo da tanti progetti, a parte la socchiudinanza, perché trimmo un albero in capo, non so se la camera... Questi sono l'albero dei Pumaroli Pascal che stanno già capovolti, sono al contrario. Sì, già si stanno arravugliando tutto qua, tipo Pumaroli lì e faccia sci. E comunque sì, no, stiamo portando avanti un programma su Canale 8, che vabbè, con Corema siamo tutti amici. E i Bamboccioni, che è la storia di questi due quarantenni che vivono ancora a casa con la madre approfittando della pensione di mamma. E credo che siamo, perché la comicità è vero che noi diciamo le cose col sorriso, però non riusciamo sempre a verità. E grazie alla comicità, io faccio comico perché è l'unico mestiere che ti dà l'opportunità di dire la verità a tutti, in tutti i livelli, senza che nessuno dice niente. Perché chi può si dice. Poi quando esce a capo può dal Ciro, cioè quando fanno le trasmissioni e cose. Poi vabbè, Fuori Corso continua su Canale 9, come sempre c'è il film su Sky, altri progetti per altre cose. Film, abbiamo detto il titolo, vabbè, ricordiamo. Che se non meno, che mi si fa, ma che trucca fa? Uomma, mi sei ributtato un sin, che te ne capi voucher, tu sai proprio. Io te lo volevo far ricordare, era una opportunità. No, non sapevo, allora mi dice, cosa faccio? Non sapevo. Non ricordavo. Allora, no, perdona, grazie sindaco, grazie veramente. Pure per me che sei distratto. Sì, grazie veramente. No, la signora è di San Marzano, cioè nel senso sembra proprio Pumarolo, cose. No. Sempre cose, sì. E questa è qua. La... Sì, sì, tutto, pure i capil. Sai che ci stanno strappando il pomodoro San Marzano? La comunità europea ha detto che si potrà commercializzare un po'. Hogan ha detto così, che il pomodoro San Marzano si può fare anche in altre parti del mondo. Hogan si chiama questo. E noi facciamo scarpe. Ci regalavo, facciamo correre un po'. Perché... No, ma è incredibile. Vabbè, ma il pomodoro San Marzano, ma poi io, chi vive l'agro? E viveva l'agro negli anni 80, erano tutti questi camion, ma i pomarolo da dove venivano? Tutti questi cascette, questi cose, da dove venivano? Dai nostri territori? Ma quando questo? Negli anni, non voglio fare, ma quando questo? Vabbè, non ti preoccupare Pasquale, grazie. I pomodori stavano qua. Sì. Poi ho saputo che stanno in Puglia. Dopo in Puglia. Ci siamo trasferiti in Puglia. Adesso anche in Romania, in Ungheria, oltre che forse anche in Cina, vero? Pasquale, per il momento è la comunità europea. Pasquale, non ti viene il concentrato. Cioè uno che sta particolarmente concentrato, un cinese se si concentra assai. Sì, vabbè, non volevo sapere perché non ci mangiamo il pomarolo, dopo tutto quello che hai fatto per il nostro territorio, grazie veramente a Pasquale. E... No, ma se noi ci mangiassimo una scatola di ognuno di noi, di tutto il prodotto che si fa qua, una, non avremmo neanche problemi a consumare. E tu dici che noi ci mangiamo roba cinese, cioè non fammi capire. No, il problema è che noi per molto lo vendiamo all'estero, e quindi molto prodotto italiano va all'estero nel consumo. E quindi però non so chi e quindi c'è la crescita mangiava no, pomodori pascali, non sto no, capendo. Ti dovresti chiedere che cosa loro ti mangia tu qua. Maronna Pascale, il Giandrino fa, però vabbè, mi sei buttato proprio il stomaco. No, ovviamente io continuo a fare una battuta, io continuo a giocare con te. No. Qua è tutto. Posso garantire, tutto italiano, tutto italiano, tutto nostro, tutto veramente non modificato. Ci appartiene. Ci sono i cinesi piccoli sotto l'albero. Io volevo ringraziare Pasquale perché è stato uno dei primi a sostenere l'iniziativa Telenuovaton.
proprio praticamente, materialmente, abbiamo queste pedane di pelato San Marzano. La scadenza però sembra vicino, no, nel senso di scadenza, no, nel senso di pedana, la scadenza delle pedane, non quelle del prodotto. La pedana, partiamo pure il pomarola, Aurora, mi ricordi il titolo del mio film, per cortesia? Non so ricordare, non so può ricordare. Che la legge non è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti, forse. No, come il titolo, madonna mia. Oddio. Forse fa parte del titolo. Andiamo al centro, andiamo al centro periferico. Prima che il mio centro. Non andiamo. Tu vai in periferia. Dove vai adesso? Me ne vado. Ma che modo su, guarda. Però io ti voglio fare una prenotazione, aspetta, prima che te ne vai, così noi ci mettiamo il nostro, le istituzioni ci mettono il nostro, ma la prossima volta facciamo anche un bello spettacolo di beneficenza, raccolta fondi e damo per Teleton. Sì. E accattarmi proprio con il tuo spettacolo. Con il mio spettacolo. Quindi gira e sta cosa la poi tutto butta, gira e la già fai. A prima volta. A prima non si parla. Poi dopo, no, non si parla. All'auditorium appagani.